Ecco, questo pupazzetto sarei io. Piuttosto, ve ne siete accorti? Trattandosi di un miracolo che succede a Milano, ho dovuto lasciare il mio dialetto romanesco e parlare in milanese. Ma mi capirete lo stesso, certamente. Prima del pupazzetto e di me, avete veduto dei manifesti. I bambini ci guardano, Sciuscià, ladri di biciclette, tre film. Ma sono il lavoro di molti anni. Essi riassumono tutta l'opera di De Sica regista, De Sica l'amico dei ragazzi. Pricò, il piccolo dei bambini ci guardano, è stato il primo dei suoi ragazzi. A lui De Sica ha affidato questa verità. Nel mondo gli umili, i semplici sono gli unici a soffrire. I ragazzi soprattutto, che troppe volte hanno di fronte cose più grandi di loro. Una di queste è la guerra. Ci fu la guerra e devastò il mondo. Lutti, distruzioni, cose tristi. Per un artista sono fonte di poesia, di ispirazione, più della ricchezza e del lusso. Sciuscià, c'è qualcuno che non l'ha visto, era la storia di tanti ragazzi, senza più una famiglia, quasi senza più patria, privi di guida, di affetti. Dovevano trovare in se stessi la volontà di difendersi, la forza di reprimere gli istinti peggiori. Purtroppo non sempre la trovavano, questa forza, e pagarono un duro conto alla società. Il bambino di ladri di biciclette, Bruno, per quanto libero, era egli stesso imprigionato nel dramma di ogni dopoguerra, il bisogno, soprattutto l'indifferenza degli altri. E in questo film ritrovammo uno di quei piccoli Sciuscià. Era cresciuto, era diventato grande, era diventato ladro. In Miracolo a Milano, invece, che lo vedrete, è una sorridente e spesso allegra favola moderna, il ragazzo, e sono io, ve l'ho già detto, è assai più fortunato. Sono io, un piccolo orfano, ma sono felice, perché credo nei miracoli e sono in grado di farne io stesso. Una favola, sì, che si inizia come tutte. C'era una volta, mi hanno trovato sotto un cavolo, mi hanno chiamato Totò il Buono. Ma la mia meravigliosa avventura cominciò allorché uscii dall'orfanotrofio e mi trovai in mezzo agli uomini. Come strana e bella la vita, dicevo, e come sono buoni gli uomini, dicevo. Quando ne arrivò uno cattivo, non volevo crederci. E allora... Ah, stavo per raccontarvi tutta la storia. Non vi basta sapere che ci troverete la poesia e il sogno, l'allegrezza e la commozione. Non vi basta sapere che è una favola divertente. Si può sapere cosa fate? Andiamo ragazzi! Andiamo ragazzi! Straordinaria! Con tante sorprese! Bravo. Io e tanti, tanti miracoli. Vorrei una toiletta. Un frac, una valigia. Un vestito da tron. Un milione. 2 milioni. 3 milioni. Che meraviglia. Una favola, ma poiché la fantasia non può dimenticare del tutto la realtà degli uomini, forse anche una favola per grandi. Vi divertirà ogni modo, anche se qua e là vi farà un poco pensare. A presto dunque, io ancora sullo schermo, voi ancora seduti laggiù, ma tutti e con buona allegria in questo stesso locale, a vivere le sorprendenti avventure di questo film presentato dall'Enici.